Una pecorella si è persa nel bosco. Ormai è sera. Cosa succede a questa pecorella? A pagina 1 cerca una stella per orientarsi. Ha perso il gregge. E passano, seguono le pagine. A pagina 2 diventa tutta nera perché nel frattempo è calata la notte. E così andiamo avanti. A un certo punto nel bosco è rimasta da sola, cerca un posto per riposare e vede avvicinarsi delle fiammelle, quattro fiammelle. Cosa sarà? Sarà il pastore che la viene a cercare o sono occhi di lupo? Ma vediamo a pagina 9 che cosa succede. A pagina 9, in fondo a un dirupo, incontra la pecora una mamma lupo. La mamma lupo ha un piccolino. Un vero lupo, ma ancora bambino. A pagina 10 dice la lupa: Mia pecorella, sola e sperduta, la notte è fredda, il bosco nero. Ti sarò mamma, casa e sentiero. Ti darò sogni di erba e trifoglio, sonno di latte, letto di figlia. E andiamo avanti. Fino all'ultima pagina, alla pagina 13. Chiudete il libro, ma fate pianino. Chiudete gli occhi. Il sonno è vicino. Fra zampe di lupa, guarda una stella. Il lupo bambino e la pecorella. Ninna nanna per una pecorella. Testo di Eleonora Bellini, illustrazioni di Massimo Caccia. Topi Pittori, editore, e ora anche in simboli, nella versione in simboli, per i libri di Camilla, edizioni Uovo Nero. Io sono una bibliotecaria e questo è un libro inserito in una lista di libri censurati. Aibi Liguria per Libri Salvati 2021.